Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. In questo video vedremo come creare il video come Brady Bassett. Per chi non sapesse chi è Brady Bassett è esattamente questo qua. È un direttore della fotografia gaffer americano. Ha un canale YouTube che conta più di 100.000 iscritti e ha un intero proprio corso dedicato all'illuminazione e alle inquadrature cinematografiche. Detto questo, proviamo a ricopiarne una sua inquadratura. Un suo modo di fare inquadrature, ad esempio, l'inquadratura che mi viene più spesso da dire riferendomi a lui è che sia l'illuminazione esterna che l'illuminazione interna è ben esposta. Ha fatto un video a proposito di Fool's Color, che appunto va a studiare questa tecnica dell'esporre sia bene il fuori che fuori che bene il dentro, ma chiaramente, visto che noi non abbiamo una finestra grande come la sua, ma non abbiamo soprattutto una situazione scura e buia come la sua, ho provato a ricreare quella che era più o meno la sua inquadratura e quello che è più o meno era il suo modo di far video. Come andare a posizionare le nostre luci in relazione al soggetto. In questo caso abbiamo una finestra dietro di me, abbiamo una practical light che è esattamente questa qua, che è illuminata ma non si vede tanto che è illuminata. Sostanzialmente, visto che la luce del sole è posta in questo angolo, sono andato prima a esporre per l'angolo del cielo, dell'esterno, e poi andare a riempire la parte interna con luce interna. Ovviamente più avete luce potente internamente, più potete andare a esporre sia bene esternamente che internamente. Infatti io con la mia Avalon 100D, che comunque è abbastanza potente, ma non è potente tanto quanto richiede l'esporre sia bene al fuori che bene al dentro, come vedete io sono un po' scuro. Chiaramente in post-produzione andrò a fare una maschera sulla mia faccia per andare a schiarirmi leggermente, ma se abbiamo una luce più potente tipo 200-300 watt possiamo andare a esporre perfettamente sia me che l'esterno. Parliamo di motivazione della luce, quindi ogni luce deve essere motivata da un qualcosa. Ad esempio qua c'è la luce del sole, io mi sono messo questa luce che è qua davanti a me esattamente, che mi sta illuminando da questo lato, come se fosse la luce del sole che mi stesse illuminando, ma chiaramente non è così. Bisogna anche capire i contrasti di luce. Io in questo video l'ho sbagliato apposta perché volevo vedere se voi eravate attenti, ma sostanzialmente deve esserci sempre una zona di luce, una zona scura, una zona di luce, una zona scura, una zona di luce, una zona scura. Chiaramente potete farlo anche 3 volte, quindi zona scura, zona di luce, zona scura, però questo contrasto serve ad avere un'immagine più dinamica e soprattutto perfetta praticamente. Rispetto all'immagine classica che magari è solo un lato chiaro o sotto un lato scuro, o magari è tutto chiaro, tutto scuro. Quindi capite un attimo voi come volete fare a migliorare i vostri video. Chiaramente lui dice anche di creare delle zone, lui li chiama pools of light, che sarebbero dei piccoli spazi di luce, di creare delle texture su delle piattaforme. Io in questo caso non ho potuto farlo, ma avrei voluto davvero mettere là dietro una luce e fare tipo dei raggi di sole finti, ma purtroppo io ho una luce sola e quindi non posso fare tutti questi effetti. Chiaramente più in là comprerò altre luci simili a questa Avalon 100D, ma per adesso solo questa, quindi non mi posso tanto sbizzarrire e fare tante cose rispetto a quello che è il mondo di Brady Bassett. Quello che avrebbe fatto lui secondo me sarebbe stato mettere una luce qua dietro che mi andasse a illuminare questa zona di parete, andasse a motivare magari le piante, non so, a fare un'ombra magari dalle piante. Quindi ad esempio possiamo fare una cosa simile facendo con l'iPhone, mettendo in modalità aereo e andando ad attivare il flash, che non sarà sicuramente la stessa cosa di mettere una luce esterna, però possiamo andare a fare qualcosina. Alziamoci e andiamo a mettere la luce come dovrebbe essere. Ecco, allora non credo che si veda più di tanto, però abbiamo creato una piccola zona qui dove c'è una piccola parte di luce. Chiaramente non si vede bene, come se fosse una luce più potente tipo un 50, 100 watt, 200, ma chiaramente non abbiamo questo tipo di budget. E soprattutto, se già una luce da 100 watt come la Avalon 100 costa già 300 euro, figuratevi avere una luce da 300, 400, 600 watt solo per andare a motivarmi una zona dietro. Quindi sicuramente sono cose che comprerò più in là, ma adesso non è proprio, diciamo, il primo dei miei pensieri. Chiaramente è molto importante illuminare, ma adesso per quello che devo fare io per i video su YouTube una luce va benissimo, e magari più in là comprerò, come vi già detto, delle altre luci più piccole, magari più leggere, oppure alcuni più potenti, più grandi, per avere effetti particolari che con luci magari poco potenti non possiamo andare a ricreare. In questo video ho cercato di creare la luce Rembrandt. Per chi non sapesse cos'è la luce Rembrandt, la usa anche molto Brady Bassett. È un triangolo sostanzialmente che viene creato qua,
E era un pittore francese che praticamente ha inventato questa tecnica mettendo la luce o mettendo il sole, cioè spostando il soggetto finché il sole non era a 45 gradi in alto, leggermente rialzato rispetto al soggetto. Quindi o a destra o a sinistra. In questo caso l'ho messo a destra per motivare la luce esterna, ma chiaramente poteva anche essere messa a sinistra e avere lo stesso effetto. Chiaramente il Rembrandt è questo triangolo che viene a crearsi qui. Per chi non sapesse niente di illuminazione, la cosa che vi posso consigliare di più è di non avere tutto illuminato, di creare delle ombre, di creare delle forme, in inglese si chiamano shape, quindi proprio delle forme, delle vere e proprie forme che permettono di creare tridimensionalità alla vostra immagine. Ad esempio, facciamo un esempio, se in questo video avessi la luce davanti, quindi 3, 2, 1, a parte che è veramente diminuito tanto di potenza, ma perché l'ho allontanata semplicemente, ma sostanzialmente abbiamo una luce molto piatta che non crea ombre e non crea luci, quindi è importante creare ombre e luci. Quindi ritorniamo alla situazione iniziale. Ok, questa è una situazione sicuramente più cinematografica rispetto a prima e soprattutto ben più illuminata rispetto a prima. Parlando di gradi Kelvin, la cosa che bisogna sapere sempre, chiaramente io in questo video forse ho sbagliato leggermente la gradazione in manuale dei Kelvin, ma bisogna sempre mettere i gradi Kelvin in base a quella che è la nostra sorgente di luce. Ad esempio, questa luce qua misurata sarebbe un 5600 gradi Kelvin, quindi io vado ad impostare una situazione di luce che è 5600 Kelvin. Chiaramente tutto il resto sarà come se noi andiamo a impostare per la luce principale, tutto il resto sarà messo come se non lo vedessimo nella realtà. Ma con i gradi Kelvin si possono creare degli effetti molto fighi, soprattutto particolari rispetto al solito video normale come questo, ma possiamo creare ad esempio un video completamente azzurro, un video completamente giallo. Quindi possiamo andare a creare degli effetti particolari, soprattutto possiamo andare a giocare con i gradi Kelvin per avere degli effetti nuovi e mai visti prima. Per quanto riguarda la luce, come abbiamo già detto nel video dedicato interamente alla luce, sostanzialmente ci sono due tipi di luce, luce morbida e luce dura, ma in questo caso ho optato per una luce morbida, anche se non è proprio morbidissima, perché effettivamente il raggio della luce io lo vedo che è qua in mezzo, però essendo comunque un softbox rispetto a una luce dura normale, la luce dura normale mi avrebbe completamente accecato e soprattutto avrei avuto un'ombra molto molto netta qua e anche soprattutto qua sul naso. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto, non ve lo dico sempre, ma commentate questo video ma anche gli altri video in base a quanto vi è piaciuto, cosa potrei migliorare, cosa non potrei migliorare, cioè cosa comunque va bene e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!